presidi. Acchiappa il volo. Non si è fermato. Lo acchiappa il volo. Si è fermato. La carezza del cowboy e cavallo. Stai fermo. Stai fermo. Ecco, questo porca miseria. Sale sul cavallo. Parti! Arriva nella città Nevada City. Entra nel saloon. Una birra. Dalle birre si tirano, bisogna prendere al volo. Una birra! Scusi, più piano che mi è scivolata. Porca miseria. Più piano. Ora ancora birra. Non mi stai a imbregare, non me ne dirà più queste cacchie di birra. Comunque devo dire che poi alla fine tutti i condomini che ci telefonavano volevano assolutamente che mia madre spegnesse questo televisore. Signora! Signora! Spegnete la TV! Date fastidio! Mia madre poverina. Sono tutte spente queste televisioni. Boh, forse mio figlio non c'ha una TV nascosta. Fammi andare a vedere la sua stanzetta. Quando aprì la stanzetta mi trovo a fare sti rumori. Abbiamo fatto un figlio scemo. Questo bisogna portarlo dallo psicologo. E infatti mi portarono dallo psicologo, non è stato facile la mia, diciamo, la mia, mia infanzia, questo fatto che facesse questi rumori. Infatti mi hanno portato dallo psicologo. Quando mi vide lo psicologo, mia madre: ah signore, che è? Depressione post parto? No, è il bambino. Come mai? Faccio vedere che cazzo fa questo, che è una cosa impressionante. Non si preoccupi, ora gli facciamo una domanda. Come ti chiami, figliolo? Effettivamente non è normale, cioè questo... Il tuo nome? Cognome? Soprannome? Questo bambino. Il tuo nome, figliolo? Cosa vuoi fare da grande? Lasciamo stare, perché... Signora, vostro figlio vede troppa televisione, sente troppa radio. Quando tornate a casa, l'unico sistema per non fargli fare questi rumori, tagliate i fili della radio e della televisione, così i rumori non li farà più. Va bene, dottore, quant'è? 500 euro. Era meglio che faceva queste cazze di rumori. Io con un euro ci mettevo un tampo in bocca. Tornate a casa, provai ad accendere il televisore. Non si accendeva, la radio. Papà, non si accende niente qua. È tutto rotto. Allora mi arrangio. Un giorno ho visto uno scatolone di cartone, di quelli là grandi, dove si mettono i televisori dentro. Mi sono ficcato dentro a questo scatolo e fuori ho disegnato la manopola del sintonizzatore. I miei fratelli giravano i canali, no? Io facevo pure i canali che non si prendevano, no? Quelli canali... E poi facevo le musiche che mi piacevano di più. Mister Lobba 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 Lobba. Anche musica un po' più leggera, tipo un po' di blues. Facevo pure un po' di blues. Thank you.